Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Unione Professionisti All News. Oggi parleremo di Commissione Ministeriale per il Building Information Modeling, marcia indietro del governo e vittoria della rete dei professionisti tecnici. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri boccia la Regione Sardegna. No agli affidamenti in-house. Più lavoro per i geometri grazie alla cessione delle aree demaniali. Il parere del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati e del CIPAG. Accogliamo con soddisfazione questa decisione, ha commentato così Armando Zambrano, coordinatore della rete delle professioni tecniche e presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. E ringraziamo il ministro Delrio per aver manifestato sensibilità e attenzione verso il nostro mondo. È infatti di fondamentale importanza che i professionisti tecnici italiani possano contribuire a scrivere le regole che avranno un impatto diretto sul loro futuro professionale. Con la presenza in questa commissione, ha proseguito Zambrano, ci impegniamo anche a fare in modo che la cultura del Building Information Modeling diventi un patrimonio per i nostri professionisti, al fine di qualificare e accelerare gli interventi nelle opere pubbliche e private. Dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri arriva una dura critica alla decisione del Consiglio Regionale della Sardegna di utilizzare come progettisti i professionisti dell'azienda regionale per l'edilizia abitativa. Un risparmio per la collettività o un aumento di costo mascherato? Nel provvedimento di riforma dell'azienda regionale per l'edilizia abitativa, approvato pochi giorni fa dal Consiglio Regionale della Sardegna, è contenuta una norma che prevede tra le fonti di finanziamento i compensi per spese tecniche generali o altre attività, tra cui servizi di ingegneria e architettura, per opere delegate o di interesse regionale. C'è un'opportunità di lavoro che i geometri devono tenere in grande considerazione. Si tratta della cessione delle aree demaniali, prevista dall'articolo 5 bis della legge numero 212 del 2003, un processo che è in grado di valorizzare il bagaglio di conoscenze, competenze e professionalità detenute da chi appartiene a questa categoria professionale. A tal proposito, infatti, non si può non sottolineare quanto sul tema delle aree demaniali e della demanializzazione i geometri italiani, in quanto i veri e propri intenditori del territorio italiano, possano fare la differenza in virtù del know-how di cui sono in possesso. Concludiamo con questa notizia la puntata di Unione Professionisti All News. Vi ringraziamo per aver seguito il video, vi invitiamo a condividerlo, iscrivervi al nostro canale YouTube e alla newsletter sul blog di Unione Professionisti e di seguirci sui nostri social. Appuntamento alla prossima settimana qui su Unione Professionisti All News.